Una vittoria che avvicina sensibilmente il Chieti alla salvezza diretta e decisivo il gol nel secondo tempo di Giovanni Di Renzo, battuto il Roma City che adesso è distante 6 punti rispetto ai neroverdi con 4 giornate ancora da giocare. Lo squalificato Mauro Chianese si accomoda in tribuna fermato per una giornata pure Massa Wood, in panchina c'è Marco Di Marzio. Il Chieti con un 3-5-2 in attacco, Riosa al fianco di Cesario mentre Mancini viene posizionato sulla destra, quinto di centrocampo Raffini invece è il punto di riferimento avanzato della squadra di Francesco Statuto. Il Chieti meglio del Roma City in apertura, qui una grande opportunità per Michele Cesario fermato in calcio d'angolo da Emanuele Opara, primo spunto della partita per l'attaccante vastese, a segno lo scorso turno con il Porto d'Ascoli. Gli uomini di Statuto nel primo tempo rintanati nella propria metà campo, questa è una delle poche occasioni dalle parti di Serra, il merito è di un Chieti sfrontato alla ricerca del vantaggio, gara di sacrificio per Mancini, qui in proiezione offensiva vuole il primo centro con i neroverdi, si fa sentire dalla tribuna chianese, la curva Volpi spinge, la squadra crea anche se difetta un po' in concretezza, quindi Mattia Frulla, diverse stagioni in Abruzzo su calcio piazzato, non sorprende un attento Serra prima dell'intervallo. Il Roma City in particolare qui con lo spunto di Rea più spigliato ad inizio ripresa, mentre il Chieti protesta seppure in maniera blanda in area di rigore in un paio di circostanze con il direttore di gara Cosimo Papi della sezione di Prato, coadiuvato da Filippo Pignatelli di Viareggio e Roberto Meraviglia di Pistoia. Con maggiore convinzione il Chieti protesta per l'intervento su Mercuri anche in questo frangente, però non ci sono gli estremi secondo Papi per assegnare il calcio di rigore. Il Chieti però insiste, vuole abbattere il muro del Roma City che però regge ancora quando Giacomo Rossi conclude e si immola Franco, si salva la squadra guidata da Statuto ma non può nulla quando il Chieti conquista l'ennesimo calcio d'angolo. Sul punto di battuta c'è Vaccaro, svetta Giovanni Di Renzo, prepotente, di personalità, cade il fortino del Roma City, la sblocca proprio il calciatore teatino di Colle Marcone, esplode la curva Volpi, gioia incontenibile di Giovanni Di Renzo, il Chieti con pieno merito ottiene il gol del vantaggio, una rete dal peso specifico enorme che può valere una stagione. Ultimi assalti infruttuosi per il Roma City contro una difesa, quella nero-verde, senza una sola sbavatura in difesa. Arriva il triplice fischio di Cosimo Papi, il Chieti ottiene 3 punti di inestimabile valore. Il risultato finale allo Stadio Angelini, Chieti 1, Roma City 0, la decide Di Renzo, la salvezza diretta adesso è davvero vicina.